le chiedo, dopo 35 anni è felice di tornare al meeting? Felicissima, ricordo che la prima volta era proprio l'inaugurazione di questo meeting e ci hanno chiesto uno spettacolo di balletto, niente po' di meno che il risveglio dell'umanità, un balletto che ha delle tematiche molto belle, molto profonde ed era una cosa molto intonata anche con tutte le idee, con tutte le prospettive che il meeting porta. Speriamo che si ripeta, perché dopo 35 anni bisognerebbe fare un bis. E oggi qui per parlare ai bambini, per raccontarsi. Guardi, sono contenta che abbiamo chiesto di parlare ai ragazzini, insomma, perché loro sono puri. Allora uno può andare a ruota libera, non è che deve contestualizzare, deve stare attenti alle paroline, ma deve conquistarli dal cuore, no? E allora pensavo di raccontare un po' la mia storia, che sembra un po' la storia di una fiaba, è un po' una fiaba la mia storia, perché tante volte si pensa che scegliere Dio poi dopo non ti realizzi nella carriera, e invece no, a me è successo tutto insieme. E allora è bello poter dire a un ragazzino, apriti, guarda in faccia a Dio che ti illumina e tu realizzerai il meglio di te. La sua poi è una storia nella danza e per la danza. Diciamo, io dico sempre che io odio il Dio danza, nel senso è un mezzo, ecco, la danza è un mezzo, bellissimo, meraviglioso, perché se lo fai veramente bene, con coscienza, tu vedi che mette in luce il capolavoro della creazione, che è l'essere umano, l'uomo, la donna, no? Mette in luce nella sua interezza, nella sua complessività, nella sua persona completa, anima, corpo, aspirazioni, pensiero, che si esprime col corpo, ma non senza dentro tutto il resto, al contrario, è l'anima, è il pensiero, è tutto questo che muove il corpo. Dunque mi sembra che sia veramente a dar gloria a Dio, speriamo. In questo meeting si parla di mancanza e di cuore, come si lega al suo universo? Guardi, la vita è molto complessa, io spero di riuscire a dire ai ragazzi di aprire il loro cuore, di non aver paura di Dio, di lasciarsi interpellare, perché il mondo dà troppe problematiche, la vita è più semplice, Dio in fondo è semplice e noi abbiamo paura della semplicità, invece il bambino deve restare semplice.